Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Il dolce italiano più conosciuto al mondo è molto probabilmente il tiramisù, un dolce che sicuramente almeno una volta nella vita avete assaggiato. Esistono numerose varianti, c'è chi lo fa con i biscotti, chi con i savoiardi, chi usa i tuorli crudi, chi invece li pastorizza. Insomma, è un dolce talmente iconico, talmente leggendario, che ognuno ha un po' la sua versione preferita. Oggi, approfittando ancora di questo caldo, proveremo a rivisitare questo dolce e lo faremo in maniera un po' più fresca, dandogli anche quel pizzico di vivacità che di certo non guasta. Andiamo subito a vedere come si prepara il tiramisù al limone. Per prima cosa prepariamo la crema al limone. In una bowl inseriamo lo zucchero, le uova e i tuorli. Volendo possiamo aggiungere anche degli aromi, come la vaniglia. E se per caso non utilizzate le uova in pasta gialla, aggiungete una punta di curcuma. Mischiamo questi ingredienti con una frusta fino a renderli spumosi. Quindi aggiungiamo la maizena. Continuiamo a mescolare fino a far assorbire anche quest'ultimo ingrediente. E aggiungiamo il latte freddo. Infine il succo di un limone insieme alla sua scorza. Mi raccomando, solo la parte gialla. Versiamo tutto in un pentolino e andiamo sul fuoco. A fiamma dolce facciamo addensare, ci vorrà poco, circa 5 minuti. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, trasferiamo la nostra crema in una bowl e la copriamo a contatto con la pellicola trasparente. Lasciamola raffreddare in frigorifero. Ora prepariamo la bagna al limone. Facciamo scaldare acqua e zucchero. Non devono per forza bollire, l'importante è che lo zucchero si sciolga. Quando il liquido sarà leggermente tiepido, aggiungiamo il succo di limone, la scorza di un limone e, se volete, il limoncello. Non vi preoccupate, con queste dosi la gradazione non sarà per niente forte, ve lo consiglio comunque perché darà profumo e sapore al vostro dolce. Lasciamo quindi la bagna da parte e occupiamoci della crema. In planetaria con la frusta inseriamo il mascarpone la panna fresca e metà della crema al limone che abbiamo preparato, che ormai si sarà raffreddata. Diamo una frustata al tutto fino a rendere il composto liscio e omogeneo. Le nostre tre preparazioni sono pronte: la crema al mascarpone, la bagna al limone e la crema al limone. Per fare un tiramisù mancano i savoiardi, io utilizzerò in questo caso quelli già pronti. Se volete fare anche questi biscotti, beh, potete cliccare sul link che compare qui in alto. Ora non ci resta che assemblare il nostro dolce. Con una sac à poche facciamo un leggero strato di crema sul fondo del nostro stampo, quindi bagniamo i savoiardi nella bagna al limoncello. Facciamo uno strato di savoiardi e lo copriamo con la crema al mascarpone. Procediamo con il secondo strato di savoiardi inzuppati e chiudiamoli a loro volta con la crema al mascarpone. Livelliamo la superficie il più possibile con un cartoncino o una spatolina. Puliamo bene i bordi e copriamo il tutto con la crema al limone. Non
non ci resta che far riposare il nostro tiramisù al limone in frigorifero per almeno un paio d'ore, prima di poterlo servire. Io lo decorerò in maniera molto molto semplice, con un paio di fettine di limone. E se volete aggiungere ulteriore freschezza a questo dolce, potete aggiungere il basilico o la menta, mettendole in infusione nella bagna, che servirà per bagnare i savoiardi. Ed ecco qua il mio tiramisù al limone, è pronto, buonissimo, cremoso, fresco, un'esplosione di sapori. Il dolce perfetto per concludere una cena estiva o comunque di fine estate. Vi consiglio di prepararlo perché avete visto, è davvero semplicissimo da fare, la crema si fa in un battibaleno e il resto è semplicissimo. Usate i savoiardi, usate i biscotti, usate quello che vi pare, ma provatelo perché è davvero semplice e delizioso. Qui sotto in descrizione, come al solito, vi lascio la ricetta per provare a farlo anche voi a casa e la ricetta che troverete è per lo stampino che ho utilizzato ed è veramente una biporzione, diciamo. Se volete farlo un po' più grosso, nella classica teglia da tiramisù, beh, raddoppiate le dosi. Come al solito, dovesse esservi piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da non perdervi i prossimi video che pubblicherò. Io direi che ci vediamo la prossima volta e basta. Ciao!